Ladies and gentlemen, Battle of Malta. Successo clamoroso per il torneo che ha fatto innamorare tutta Europa. In certi casi la cosa migliore è lasciar parlare i numeri. 2.258.645 euro di press pool, 4.657 entries, 306.205 euro per il vincitore. Serve altro? Un sensazionale lavoro d'equipe per raggiungere un risultato storico. Sì, è un record che lavori tutto l'anno e finalmente vedi le persone che vogliono venire, vogliono essere parte di questa storia, è una storia. Siamo emozionati, siamo molto contenti. Quest'anno in particolar modo è stato un grande impegno, abbiamo iniziato a disegnarlo già a novembre scorso, poi da gennaio abbiamo iniziato materialmente a fare tutta la checklist di tutto quello che c'era da andare a fare e poi ci siamo suddivisi il lavoro e siamo andati avanti fino ad arrivare a trovare tutto quello che ci avevano chiesto. Thank you very much. Thank you, but it's a spectacular event and we see the year over year increasement and this year 2.2 million in and plus as a main prizes and we're growing. We still really enjoy organizing this event. Looks like the next year will be even bigger. We are happy having a lot of Italian players, much more than last year. So it shows how big market and potential market for us Italy is, and we just strongly support this market for us as well. Absolutely insane. I didn't think that we could get as many as last year, actually. I knew that we'd try. 3,816 last year, and I mean, it has well been surpassed. 4,567 entries this year. It is huge and it is such a fun tournament for everyone to play. Everyone is having a fun time here. I've met people that have bought into it nine times. Still he bust again, but he's still got a smile on his face and there's been so many other events, there's parties. Beh, questo torneo a livello di festival non ha molto da invidiare altre grandi location. Non sto a nominarle, non è caso, parliamo di noi, però i numeri sono quelli, non ci facciamo mancare niente. 24 floorman, 270 dealer provenienti da 15 nazioni. Con loro abbiamo anche scherzato. Dai, 1, 2, 3. Lello, a che ora hai iniziato? Abbiamo iniziato presto, abbiamo iniziato a mezzogiorno e 15. A che ora finiamo? Non abbiamo orari di chiusura. Va bene, finiamo questo side, questo Survivor. Quanti passi hai fatto oggi? Guarda, non lo so. Oggi sono stato un po' fermo per assegnare i posti, quindi controllo subito. Guarda, siamo sui 20.600. Quanti chili hai perso? Ho perso 2 chili almeno, sicuramente ho perso 2 chili. Non ci si può assentare un attimo. Alessio, che ma che combini? Che stai facendo? 5-6, sto impazzendo. Sì. Lello ha detto che ha fatto 20.000 passi e ha perso 2 kg. Tu? 34.000. E quanto hai perso? Boh, almeno 6 o 7. Dai, in questi giorni. Di già? Sì, non posso, mi stanno chiamando, aspetta. I only play shit cards. Come sta andando questo Battle of Malta, il torneo bene, dei record? Non vogliamo pronunciarci ancora, ma è stato un ottimo inizio, visto che comunque abbiamo fatto 2 giorni extra rispetto all'anno scorso, sono andati molto bene, stiamo mantenendo 20 tavoli cash giù, abbiamo una situazione qui veramente ottima, sia a livello di entries, se abbiamo fatto più di 300 entries al primo flight del main event, gli altri eventi stanno benissimo, direi anche 20 giocatori al light roller da 5.300 buy-in, direi ragazzi che sono buoni risultati, si vuole appena alla fine dell'evento. Quanti italiani abbiamo? Troppi. Abbastanza. Abbiamo diviso quest'anno, abbiamo portato molti dealer dall'Europa. Secondo me è un ottimo investimento anche per gli anni a venire, visto che sono molto bravi. Ed è un'aggiunta ottima al nostro staff italiano che comunque dà sempre soddisfazioni. Dicevo che avete preso anche delle dealer piuttosto carine. E diciamo che non le hai scelte tu? Io le ho solo intervistate, purtroppo. Ovviamente, come sempre. Sì, abbiamo scelto delle dealer. Io proporrei questo discorso ad altri. Sono bellissime, sono bravissime. Da 8 o 9 penso paesi differenti quest'anno lo staff, perciò ragazzi, che dire, siamo già un record.
Ciao. Allora, come sei messo? Apriamo un bullet. Siamo all'esordio, no, per oggi? Sarò qui. Tuo fratello? Arriva tra poco, in partenza. Arriverà. Sì, oh, guardati, ne hai presi? Uno solo. Tre secondi. Cioè, siamo ai pezzi da 10, da 20. Siamo alla fine. Comunque già superato il milione. Sì, Torneo clamoroso. Poi dopo immagino di andare a scatenare a fare danni in centro, No, non credo. Una cosina. No. Abbiamo fatto festa ieri, cioè compleanno di mio amico, basta. Davvero? Sì. Pacheville sono scatenati, vorrei avere 30 anni in meno. In assoluto, anche a Bologna, non sono a Malta. Però devo dire che qui meriterebbe. Quanto avete di pausa? Mezz'ora. Quanto rimane? 3 minuti. Esatto, 3 minuti, 4 più o meno. Non fai parlare alle donne. Quanto dura questa intervista? Ah, lo scopriamo, dipende da quello che dite. Non lo so, faccio qualche domanda. Provo io. No, non lo sai che fumo. Da dove vieni? Da dove tu llega? Io vengo da Valencia. Ah, ti gusta il Battle of Malta? Sì, sta super guay, muy chulo. Organizzazione perfetta? Perfetto. Y super divertido. ¿Y qué piensas de las dires de los dires de la Italia? Los mejores. España e Italia, los mejores. Vai, prova a corteggiarla in spagnolo. Mi dispiace, ma il tempo è scaduto, dobbiamo rientrare. È un po' sufficiente. Io i miei 30 minuti di pausa li passo con i piedi in acqua. Perché domani sarà più dura? Abbastanza. Ma dai, era questa, dai, questa. Ci sono un po' di floormen stranieri, ti redarguiscono, ti danno consigli, che succede? No, è professionale, no? Anzi, colleghi preparati, bravi, sì, mi trovo benissimo, sinceramente mi trovo. Siamo tutti, siamo in simbiosi, siamo coordinati, lavoriamo bene. Un floorman che fa bere i dealer in pausa? Sì, è perché devono essere sempre belli carichi, comunque stiamo vedendo solo un caffè e acqua, perché comunque di sicuro dobbiamo essere svegli e attivi. A proposito, si ride, si scherza, si sta in compagnia, ma state facendo un lavoro sensazionale questa battle. Eh sì, quest'anno effettivamente siamo anche di più come staff, quindi siamo più preparati anche, perché già dopo aver avuto l'esperienza dell'anno scorso ci siamo formati meglio, ci siamo suddivisi i compiti. Ovviamente l'anno scorso nessuno si immaginava quello che è successo, quindi quest'anno cerchiamo di migliorarci ancora una volta, e questa volta lo facciamo anche con lo staff migliore anche. Bello fare pausa da dealer davanti al mare, Sì, non è malissimo, effettivamente. C'è anche un bel panorama, direi. Colore ne prendiamo un pochino. Sono venuto a Malta apposta per prendere il sole. Ma che effetto fa fare il dealer del Battle of Malta? Bellissimo, una cosa straordinaria. Poi con questo mare è ancora più bello. Secondo te, pronostico secco? Vai. Adesso per di 4.618. Beh, detto per sera. Qui regna la correttezza, ma se ci fossero dei problemi avete visto che c'è anche la security. Però devo capire una cosa, perché lui c'ha i muscoli e lui ha due braccine modello tristezza come la mia? Così si fa, a Malta. Cioè, tu li convinci a stare calmi con le parole, sì. Lui meno. E lui sta. Ok, is the perfect politician? Yes. And you are the boxer? Yes, I'm just here for the looks. Io ho mangiato i due primi, ho favorito tutti e due, devo dire. Si vede? Sì, si vede. Un bel primo piano sul cielo stellato qui, e dai, si lavora molto meglio a pancia piena che a pancia vuota sicuramente. Là siamo pieni di donne, voi state qua, che siamo tornati ai primi del Novecento con la separazione. Vabbè, ma non c'è dialogo, sono tutte estere, diciamo. Per me vi puntano loro. Guarda Jack, io non mi posso esprimere perché probabilmente lo streaming lo guardano anche a casa, quindi non posso dire la mia. Però devo dire che finito il lavoro, quando non ci sono le telecamere, qualcuno ci prova e ci proviamo. Vedrai che lei è tranquillizzata. Comunque no, signora, stia tranquilla, Sono tutte di là, guarda. Non si muovono. Non è un torneo di poker, è un concorso di miss, una più bella dell'altra, tutte dealer dall'Ucraina. Dico bene? You come from Ukraine? Yeah, yes, from Ukraine. What do you think about Battle of Malta?
It's perfect. My first time here, and I pretty hope it will be more action and more players, but it's fun. Sì. The Italian dealer are there. They want to know if you have the boyfriend, something. Yes, I have something. Bad news for them. You work in Ukraine or in another place too? No, we work other places also. In which other places? Cyprus, Norway, Bahamas, a lot of places. And you love Malta? Yes, we like it. Weather is great? Too hot for me. Too hot. Mi riprendi mentre corteggio? 190 tavoli torneo, 30 tavoli cash, 5.000 mazzi di carte, 200.000 chips, 35 eventi schedulati. Venite a vedere il lavoro che c'è dietro. Però adesso ci prepariamo a fare il primo chip raise del main event, che oggi non è stato niente male, oltre 400-300 entrate, e come primo giorno, per essere un mercoledì da leoni, è stato veramente un mercoledì da leoni, quindi sì, e domani ancora più carichi. E ci sono i colleghi, come si comporta? No. Bene, bene, tutto bene. No, è un'ottima guida. Arriva mai qualche giocatore e dice: avete uno stack in più? No, qualche giocatore ancora non si è presentato, decisamente no. E anzi tre non si sono proprio presentati oggi, quindi meno male, voglio dire. Ma se ti chiedono uno stack sei corruttibile? No, assolutamente no. Guarda, dico soltanto che solo in questo tavolo, dove sono 160 tavoli per il main event, ci sono circa 37.000 chips. Solo in questo tavolo, immagina sì, tutto il resto. Abbiamo oltre un milione di chips. Esatto. Si chiama Beata. It's a typical name from Malta? No, no, it's Polish name because I am Polish. Ah, Polonia. Polonia, sono polacca. But do you like to live in Malta? Of course, it's my perfect country to live and my perfect country to work. Great. By the way, we talk about marketing of this great tournament. I think that is a poker miracle. Yes, and you know, we were expected a little bit more people than last year, and how to say, better experience than last year, but to be honest, it's very nice and it's over our expectations. So we are very happy. The players are happy too. I hope so. We do everything that they are happy. Ti amo Italia. Ti amo, no, Italia. Ti amo Italia. Ti amo, eh? Cocam sia. Cocam sia. Ma sai, hai capito? Io ho fatto pagamento, non è che. Io parlo italiano, carpaccio, vitello tonnato. Macedoni. Sì. Aglio olio, spaghetti aglio olio. Il mio piatto preferito. Yeah. Valentina si occupava della reception, ha fatto un lavoro sensazionale. Grazie. Felice. Sì, molto felice. Un bellissimo torneo, tu hai fatto in modo che tutti si trovassero bene qui. Sì. Sei soddisfatta? Sì, I believe that it's much better organized than last year. I think we managed to improve a lot. And to be honest, we are very, very happy of that everyone is very happy here. Okay. You come from Romania, how you can say? Noroc? Salute? Salute, Noroc. Ciao. No, voice over al film. Durante? Al film, voice over, la voce narrante. Che racconta delle cose, non so se è più noioso del film, però Jack potrebbe essere una cosa. Però mi piacerebbe che racconta le immagini. Si vedi, cioè, la cornice era quella prima. Spiega, non so, cazzo. Te lo faccio. Non lo so, vedi, vedi. Facciamo l'istituto luce, ti va? Con la tua voce. 8 casse operative per evitare ai giocatori qualsiasi attesa. Numeri, a che punto siamo? Ci sono numeri più alti nei desk di là, però anche qua passa parecchia gente. Penso 1.000 persone, 1.500 le abbiamo registrate stamattina. Si sente un velato accento siculo. Sono effettivamente siciliana, della provincia di Messina. Un fantastico battle of Malta, è bello lavorare qui? Sì, è sicuramente emozionante
Diciamo, un'esperienza formativa non da poco. Io tra l'altro studio lingue, quindi è piacevole poter fare esperienze, insomma, di quello che si studia. È un modo di mettersi in gioco, anche questo qua. Il percentuale di giocatori come provenienza dai vari paesi? Ci sono tantissimi norvegesi, inglesi ve ne sono anche, israeliani, questi qua probabilmente sono i più comuni, insieme agli svedesi. E gli italiani? Gli italiani ce ne sono parecchi e speriamo facciano, insomma, raggiungano dei buoni livelli. Lo vedi un bel vincitore del battle italiano? Speriamo, faccio sempre in bocca al lupo. Per chi tifi? Nessuno in particolare, basta che si porti alta, diciamo, la bandiera italiana. Ma se pago per iscrivermi c'è ancora posto? È quello che mi frega, perché se no c'ero anche, hai capito? Avevi dei dubbi? Cioè, si vede che stai attento a tutto. Ascolta, quanti siamo come iscritti? A quale per me? Al main. Al main? Vai. Oggi, solo oggi, abbiamo la bellezza di 971 player in gioco su 1064 iscritti. Non male. Cioè, tu mi hai scoperto perché sai che non avrei mai speso dei soldi, vero? Nemmeno sotto portiere. Anche perché lo faccio da circa 15 anni. Curiosità, quanti sono? Questi 10.000 di qua. No, per me non sono neanche soldi. Buono, non per te. I'm sorry, but did you play basketball? No. Never, never. Only poker. I used to run. Okay. What do you think about the organization? It's perfect? Well, yes, this year is very good, thank you. Yes. Players from all the countries? Yes. I see all the customers are very, very happy about, so we hope for our best. Where do you come from? Me, Romanian. Born in Romania, but used to live in Italy. So I'm like half and half and staying in Malta, you know, so... Quindi parlo italiano? Sì, parlo italiano, sì. In che città vivi? Vivevo in Sicilia, adesso vivo qui. Sono già 3 anni. Meglio? C'è lavoro. Onesta. 52 giornalisti accreditati, diretta streaming integrale di ogni singolo day e ovviamente del Final Table. What about Italian players? Oh, they're amazing. They are absolutely amazing. What a great game this is, isn't it? Thank you very much. Who will win? An Italian player? Of course, 100%. An Italian player. I trust in you. We look forward to watching the Italian players. Who's the best for you? Well, the best Italian player? Just Mr. Italian. San Martino. Dario San Martino. Oh, Mr. San Martino. And who do you think is going to win? Well, for sure an Italian player. What's the problem? Good luck! Scommettiamo che fa di più dell'anno scorso. Cosa ci giochiamo? Oddio! Vabbè, non ti dico un invito a cena perché mi ricordo che sei ancora fidanzata, lo so, sposata, lo so, me l'avevi detto che devi sposare, quindi niente invito a cena. Facciamo... Vabbè, un drink. Un drink qua. Water biscuit. Perfetto, allora, se fa più dell'anno scorso mi offri da bere. Se no, mi offre lei. Ci penso io, sarà un trionfo. Perfetto. A dopo. Stiamo provvedendo delle fotografie e delle... video montaggi per la Battle of Malta, per il sito ufficiale, per il Facebook, la pagina ufficiale di Battle of Malta. What do you think about this great tournament? Oh, it's great. We've been here last year and it's such a great event. It's bigger than last year and it's very fun. So it's so exciting to be here again. Well, it's my first time here. It's my first time filming the poker event. It's great, it's challenging to be creative as well, but it's also interesting to challenge your mind as well, to make new creative ways and new creative shots. Tante ore di gioco per i players, ma gli italiani particolarmente non dimenticano la buona cucina.
Come se la cavano i giocatori italiani, non al tavolo, a tavola? Se la cavano abbastanza bene, diciamo che sono i numeri uno a mangiare, adorano il cibo italiano. Yeah, Italian food is a very delicious and special, and it's very recommended all over the world. A lot of people like Italian food, and our restaurant is one of the best restaurants in Malta, and a lot of people know it and it's very famous all over the world. Ma i giocatori mangiano la pasta, il pesce o la pizza in pausa torneo? Un po' di tutto, però va molto il pesce, soprattutto l'astice che abbiamo, le nostre linguine, che è la nostra specialità di casa, e poi anche la pizza è veramente buona, tipica di Napoli, molto buona la pizza, mangiano un po' di tutto. Giochi a poker? Assolutamente no, mi piace solo mangiare. Infili i risultati in serie, ma cosa vuoi di più? E cosa fa? Cioè, cosa me ne faccio? Cioè, adesso devi vincere questo. Cosa me ne faccio del 30° posto lì? Se vinci, che cosa fai? Se vinco, c'è tanto da pensare. Prima cosa, una bella casa sul mare, in Calabria da me. Il resto, sicuramente una buona parte per continuare a giocare a poker. Poi, chissà. Questa volta qua penso che si raggiungeranno tutti i record dei record, se 1 milione è garantito, io penso che si arriverà anche a 2 milioni di euro garantiti. Ovviamente io la prima volta che gioco qua di Stato Continental, guarda, veramente da urlo. Sì, voglio dire, c'è il torneo da giocare, voi vi stappate la bottiglia. Hai visto? Siamo dei libidinosi. Bisogna carburare prima del torneo e entrare con la giusta ispirazione. Ma hai anche ripescato la mia intervista che ti ho fatto quando hai fatto un bel piazzamento a un torneo, complimenti, eh? Esatto, esattamente 7 anni fa. Si vede anche da me, barba nera e capelli neri, e soprattutto capelli. Eravamo un pochino più giovani, entrambi con un po' di capelli in più. Bei tempi, a proposito, ci vuole un altro risultato, qui fare ottavo diventi ricco. È inutile dirlo, faremo lo stesso risultato, anzi ci miglioreremo. Non sapevo tu fossi così gettonato, complimenti. Grazie, sono molto famoso io. Un'altra offerta, puoi uscire con una delle ragazze di Amazing Bet e rinunciare al ticket per il Battle of Malta per il Day 1D, che fai? Non rinuncio, ma non per quello, sono sposato e ho 2 figli. Dopo dovresti pagare gli alimenti, hai ragione. Numeri eccezionali per il Battle of Malta, con giocatori provenienti da tutta Europa. La rappresentanza italiana è corposissima, grazie anche ai satelliti proposti da Poker Maps, che oltretutto ha regalato tante ottime dirette. Questo è il Battle of Malta. Questi sono coloro che hanno realizzato tutti gli strepitosi satelliti. Quanti ne avete portati? Tanti, può parlare il direttore generale del gruppo vincitore. Allora, buonasera a tutti, in tutto i giocatori italiani del gruppo, compresa la collaborazione di Poker Map, sono circa 180. 180 persone, sì. Però c'è notizia che qualcuno si è aggregato all'ultima ora, quindi supereremo le 200 unità. 3, 2, 1... Domani. Io quando è che ti faccio l'intervista? No, la che sto facendo le convocazioni. Allora, domani mi stavi dicendo che... No, che domani, hai detto tu, mo' abbia detto... Dimmelo, sei incazzato? Stai riprendendo? E che tu hai detto tu, ho uno smonte alle 3, ho alle 4, ho alle 7, qua devi essere alle 12. Non si sa. Sì, va fatto. Che tu sei, te sei andata, ok. Ah, tu non puoi comparire, va bene, va. Tante ore di gioco e bisogna sciogliere i muscoli. A quello ci pensano le 20 bravissime e bellissime massaggiatrici provenienti dalla Repubblica Ceca. After your message, you will win. I hope you will. Where do you come from? Czech Republic. What do you think about Malta? Malta is amazing place. It's like just cool. Promise. Okay. Promise interview. Okay. In English or in Italian? Italian. We don't speak English. Italian. Italian. Basta, tutto bene. Piccione. 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 It's a bird. Yeah, I know. Piccione. I know what's piccione. Where do you come from? Czech Republic. Okay. All the girls. Yeah. Okay. Promise for later. See you later. How much cost the massage? It's €1.50 per 1 minute. Mi dice se è sposata e non parlo. You would like to know if you are married? No, I'm not married. You would like to know if you have the boyfriend? I don't have boyfriend. Secondo me te la giochi bene. You marry me? I'm sorry, I have in my contract that I'm not allowed. I'm so sorry.
Un grande evento con numeri sensazionali, ma un'organizzazione che non dimentica la solidarietà, con una iniziativa importante, Think Pink. Raquel, perché questa camisetta? Per il cancro di mamma, salve le tette, cancro al seno. Perfetto, questo è una causa realmente importante. E ti gusta questa competizione, questo Battle of Malta? Io sono dealer nel Casino Malta, però questo lo hago per amor a los pechos, a las tetas. Tete. Entiendo perfectamente. ¿De qué ciudad tú llegas? Soy de Bilbao, del norte de la España. Comprando un ticket de la lotería, valen 5 euros, ¿vale? Cada uno que participa puede llegar a ganar la batalla de Malta para el año próximo, puede ganar el paquete completo para ir a Londres, el viaje de aéreo pagado, ¿vale? La entrada y el alojamiento gratuito, tienen el mismo para Madrid, para nuestro casino, Casino Malta, tienen también para Estonia, Eslovenia, diferentes premios. Solo 5 euros, ayudas a las tetas, al cáncer y puedes ganar maravillosos premios. Gracias. Oh, così mi piace, in totale relax. Cosa c'è? Si vede la pancera? Ho fatto l'ernia ombelicale, vabbè. Dicono tutti così, eh? No, no, facevo una battuta. Lo fa veramente. Io ho la camicia rosa, ma non mi si sarà guardato con particolare attenzione. Tu hai la maglietta rosa, perché? Pink October, oggi è il 18, è la giornata internazionale. Quindi giustamente per promuovere, noi abbiamo una lotteria, non so se lo sai, e quindi per promuovere maggiormente questa cosa oggi abbiamo deciso noi donnine di indossare le magliette rosa. Io maschietto ci ho preso quindi con la camicina rosa. Perfetto, assolutamente perfetto. Ufficio marketing, dimmi la ricetta vincente del Battle of Malta 2019. Il lavoro duro, assolutamente. No, non è un record ancora. Tanto già superare il milione adesso? Adesso sì, è un record. Dammi il tuo pronostico, quanti giocatori facciamo? No, 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 è difficile. Più dell'altro anno, più dell'anno scorso. Bravo! Non dico niente. Questo è il Battle of Malta, che abbiamo celebrato nel successo, ma vi abbiamo anche raccontato con il sorriso. Appuntamento al 2020. Battle of Malta, the best is yet to come.